Estorsioni, usura e spaccio, reati spia per i magistrati di un'infiltrazione sempre più capillare della malavita organizzata in Molise. Il presidente della Corte d'Appello di Campobasso a mettere nero su bianco un rischio che resta stabile per via degli sconfinamenti dei gruppi criminali posti a confine. È il caso per il Basso Molise della mafia foggiana. Nell'ultima relazione al Parlamento sull'attività della DIA è stata segnalata la presenza di fiancheggiatori ed esponenti che scelgono il Molise per pene alternative e misure restrittive. Un rischio forte soprattutto in alcuni territori come Termoli, Campomarino, Guglionesi, San Martino in Pensilis e Portocannone. La criminalità organizzata è attiva nel sistema delle estorsioni, soprattutto a danno degli imprenditori, nel mirino in particolare il settore turistico. Ma significativo è anche il rischio di riciclaggio del denaro attraverso l'acquisto di attività medio-piccole, operazione funzionale anche a potenziare il radicamento sul territorio. L'altro canale di infiltrazione per eccellenza è la droga. Nella costellazione dei reati sentinella anche l'usura è sintomo di un presidio sempre più forte. Ma al di fuori della sfera dei reati riconducibili alla malavita organizzata preoccupano anche rapine e furti, quelli nelle abitazioni messi a segno talvolta con modalità sempre più efferate.